Buongiorno a tutti quanti, Dio ci benedica. Oggi volevo fare questo filmato del mio giardino di quest'anno, 26 maggio 2022. Quello che il Signore in questo momento ci ha dato in quest'anno. Che la gloria del Signore sia sempre in eterno, che Dio benedica tutta l'umanità di non abbandonarsi mai, perché Dio dà sempre una possibilità a chi ha fede a Dio attraverso Gesù. E questo è un grandioso miracolo che Dio fa a chi veramente sta seguendo la sua parola per la gloria sua e la gloria del suo figliolo Gesù Cristo. Quello che vi chiedo è di non abbandonarvi mai. Quando avete qualcosa, inginocchiatevi e pregate Gesù, mettendo tutto ai piedi di Gesù, e Gesù provvederà a portare tutto al nostro Padre Celeste, Dio d'amore. E con questo voglio ringraziare il Signore per quello che Lui ha fatto in questi lunghi anni nella nostra vita e nella nostra casa. Venite dietro alla preghiera. Padre Santo, Dio d'amore, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, oggi vogliamo venire a te attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo ai suoi piedi, dandoti onore, gloria e maestà per tutto quello che tu hai fatto e che farai in questi giorni attraverso tutto quello che tu vorrai. Grazie Padre, grazie per questo nuovo giorno, grazie per l'amore, grazie per la salute e grazie per la prosperità che tu darai sia a me, alla mia casa, alla mia famiglia e tutto il mondo intero, Signore. Metto tutto nelle mani del tuo figliolo Gesù Cristo con gioia e con amore, sapendo sicuro che Gesù oggi trasporterà immediatamente ogni cosa a te. Grazie Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Bene cari nella grazia, adesso vi farò vedere il mio giardino. Che Dio ci benedica. Amen. Adesso ve lo faccio vedere globalmente, sono 6 giardini e una valle meravigliosa. In questo momento vedete che ci sono delle fave, piselli, cipolle, acce, alberi di ciliegio che stanno portando molto frutto. Alberi di pruno, pere, mele, questa è la famosa barracca che vi ho presentato altre volte, ci sono altre barracche, c'è il gioco dei bambini, ecco, ci sono anche gli altri giardini, ve li faccio vedere. Altre baracche, ogni lotto c'è la sua baracca. Questi sono piselli che stanno fiorendo, vedete che sono belli. Le fave. Vi invito ad assaporarle, anche che siamo a distanza,
di chilometri. Anche che siamo a distanza di chilometri, vi invito a assaporarli, sono bellissimi. Io ho tanta gioia nel cuore, vedendoli, soltanto vedendoli mi riempio il cuore. Vedete quanto ce ne hanno? Ecco. Questo è un albero di pruno. Queste sono zarche che già stanno facendo il seme. Zarche, lattughe. Queste sono le famose ciliegie regina. Si stanno maturando. C'è qualcuna che già sta avendo del rosso. Vedete? Fra qualche settimana, due, incomincerò a mangiare ciliegi, ce ne sono moltissime. Lattuga rossa. Quelle sono tutte fave, questo è fagiolino. Vedete quando ce n'è? Tutto fagiolino. Questo è albero di pruno. Cipolle. Acce. Questo è un albero di fico, vedete? C'ho anche le fico, quelle nere e quelle bianche, che vi farò vedere fra poco. Fave, fave. Questo è un albero di ciliegio, vedete? Ce ne ho tutte le qualità. Queste quelle un poco piccolino, ma sta portando anche frutto, gloria a Dio. Questi sono cipolli, sempre. Qui ci sono i ceci. Ceci. Tutto il filagno è di ceci. Quest'albero grande è di noce, guardate com'è grande, è circa 25 metri alto o 30 metri massimo. Ci sono noce per tutti. Lattughe rosse, albero di pruno, dove vedete questi bastoncini è tutto seminato, piselli, fave, che dovrebbero uscire fra qualche settimana in produzione perché ha piovuto adesso. Quest'anno abbiamo avuto una grande siccità, adesso il Signore ci ha dato questa possibilità che ha piovuto e in questa settimana o l'altra affioreranno. Ogni bastone che ci è messo
è seminato. Vedete? Tutti questi bastoncini che vedete sono tutti buche seminate che uscirà qualcosa, Dio volendo. Anche qui abbiamo fagiolino, vedete, che è uscito questa settimana. Qui c'è un altro albero di fico, questa è fico nera, vedete, è piccolino, ma nei prossimi anni porteranno frutto, Dio volendo. Qui ho seminato tutto piselle, questo è tutto, dove vedete tutti questi bastoncini a filagno, sono piselle che dovrebbero uscire in questa settimana, dato che ha piovuto. Quello è un albero di olive, c'ho anche l'olivo, è piccolino, ma ecco. Ho sistemato il proiettore. Ecco. Queste sono fragole, sono già affacciate le fragole, presto mangerò anche le fragole. Questi sono ceci, albero di pruno e albero di pere, adesso ve lo mostrerò più vicino, ceci, piselli, queste sono patate, c'ho anche le patate, piselli e patate, albero di pruno, ecco. Queste sono pere, albero di pere, vedete già c'è il frutto in maturazione. Ecco. Perfetto. Questi sono altri alberi, altri giardini, ve li mostro. Ecco, albero di pruno, cipolle, carote, queste sono carote. Fiori, c'ho anche i fiori, vedete quante cipolle, patate, la zona verde,
In quel tunnel ci sono pomodori. Questo è un tunnel che lo mostrerò dentro. Qui sono tutti, ne stappo uno per faccio vedere, in maturazione. Ecco, vedete come sono grandi? Vedete? Ci sono diversi tipi. Vedete, questa è quella rossa, quella è quella bianca. Vedete, come ancora si fanno ancora più grandi. Sparagello. Zarche. Fanno assaggio la trucca. Queste sono le zarche, si stanno affacciando, vedete? Questo è un altro albero di fico bianco. Ci sono diversi fico di tutti i colori. Alberello di pruno. Questo è un altro albero di ciliegie. Vedete che c'è anche frutto. Quest'anno hanno portato tutto il frutto, gli alberi. Io ho seminato diversi anni fa. Guardate com'è alto. Già è in produzione. Ve lo faccio vedere con più da vicino. Ecco, ecco, perfetto. Questo è un altro albero. Ecco. C'è anche il frutto. Questo è pruno dolce bianco. Sono tutti in produzione. Fave, uva, c'ho tutto. Tutto alla gloria di Dio. Questi sono tutti. Se vi dovete fare un'insalata,
potete, vedete come sono grossi, tra poco purtroppo andranno perduti, ce n'è una marea proprio ce n'è, guardate, tutto questo sono tutto uguale, tutto, questa zona. E beh, farò il seme, che ci posso fare, ma se siete nei dintorni, avvicinate, ve li posso offrire gratuitamente. Ecco, c'ho anche la cucuzza. Ecco, questa è la cucuzza, quella lunga, per fare la pasta. Cucuzza lunga per fare la pasta. Lo spezzatino. Ecco, questo è tutto seminato, dove ci sono tutti questi bastoncini, devo uscire fave, piselli, tutto, ciceri, tutto seminato. Settimana prossima escono fuori perché ha piovuto, ceci, carote, queste sono cucuzze, cucuzze, fragole, fragole, tomato, pomodori. Pomodori, cipolle, fragole, fave, cipolle, qui dove ci sediamo all'ombra quando fa caldo, tavolino. Cipolle, guardate quante sono belle, stanno ingrossando. Cucuzza lunga. Fragole, cucuzza lunga, ho messo una dentro una grasta grande, cucuzza lunga. C'ho anche finocchi selvatici, fragola, questa è quasi matura. Fave, fave, qui c'ho i finocchi selvatici, fave,
aglio, fave, 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 lattughe, patate, fave, 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 origano, c'ho anche l'origano, non mi manca niente, perché ciò che chiedo al Signore lui me lo dà. Questa è la mia forza nel Signore. La tuca, vedete quando ce n'è, fave, 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 cotugno, questo è un albero di cotugno, se dovete fare la marmellata, io non ne uso marmellate, si perdono tutti, potete venire qui e fate la marmellata a settembre. Questo è un albero di pruno, guardate che grande, cucuzza, albero di pruno, cucuzza, zucchine, acce, petrosino, queste sono mele, albero di mele, sono in produzione, stanno diventando rosse. Il Signore ci sta benedicendo. Guardate com'è carico, anche che è piccolino, ma è carichissimo di mele.
gloria a Dio, fragole. Vedete come sono grandi le fragole. Broccoletti, orecchiello, cavoli. Questo grande albero è un albero di pruno, quello settembrino, quelli lunghi. Vedete, già si vedono che sono lunghi. Vedete come sono lunghi. Guardate che grande. E mo chi si deve mangiare tutti questi frutti? Potete venire, ve li offro gratuitamente. Dio me li dà e io li dono. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. La penombra, quando il sole è forte. Questo è un altro albero di pruno. Cicoria per mantenere gli intestini buoni e puliti. Queste sono cucuzze lunghe. Nel tunnel ci sono i meloni. Tra poco li trapianterò. Petrosino. Cicoria. Cucuzze, citrioli, citrioli, peperoncino, fragole,
fagiolino lungo quello svalto. Cicoria, albero di ciliegie, grande, guardate quanto è grande, albero di pesche, cicoria. Fave. Ciliegio. Stanno maturando. Patate. Gioco dei bambini. Queste sono le pesche. Guardate che caricata. Quest'anno ho promesso di farci il lavaggio ogni settimana e sembra che stanno maturando perfettamente bene, sperando che nessuno li disturba, gli insetti o altro. Questo è albero di mela. Quest'altro è un albero di mela pure. Ci sono già i frutti. Pruno, albero di pruno. Raccoglimento dell'acqua dal tetto. È un paradiso terrestre. Albero di pruno. Piselli, tomate, pomodori.
patate. Pomodori, patate, cocuzza, zucchine, pomodori. Lattughe. Cipolle. Ciliegie. Guardate che grande è quest'albero di ciliegie. Quante ce ne sono, chi se le deve mangiare? Gloria a Dio, alleluia. Pesche, cucuzza, zucchine, fragole, guardate quando ce n'è a pesche, quest'albero è molto caricato. Ciliegie. Gloria a Dio, alleluia, gloria al Signore. Qui c'è un altro albero grandissimo di ciliegie, ce ne sono due, uno dolce e c'è la marema. Si vede questo piccolino di qua, è amarema, ma è molto caricato. Chi soffre di diabete li può mangiare benissimo. Albero di ciliegie, amarema, questa è amarema. Guardate che caricato. Amarema, questo piccolino. Invece questo grande albero è ciliegia. Guardate che alto! Gloria al Signore! Alleluia! Gloria al Signore! Tutto caricato a tempesta! Alleluia! Gloria al Signore! Alleluia! C'è un altro albero di ciliegie dall'altra parte, nell'altro giardino, ve lo mostro di lontano. Ecco. Pomodoro rampicante, pera, albero di pera, puma, guardate quanti alberi che ci sono, tutti fruttiferi.
quest'anno il Signore ci sta benedicendo, mele. Zucchine, cavoli, petrosino, zucchini, cavoli, fragole. Fico, vedete, fico nera, già c'è il frutto. Tomate, tomate, tomate e zucchine. Noci, finocchi, cipolle, aci, prezzemolo, zarchi, quanti bei alberi di frutto. Il Signore ci ha benedetto quest'anno, anche che la siccità, guardate queste pesche, sono già belle grosse, bellissime, guardate che sono grosse. Il Signore ci ha benedetti quest'anno. Sarà stata la siccità magari,
perché gli alberi ci soffrono quando c'è molta acqua, si ammalano. Comunque non possiamo dire niente, perché brutta è la siccità e brutta è molta acqua. Ma il Signore sicuramente ci benedirà ancora più migliore nei prossimi anni. Questa è ciliegie. Gloria a Dio. Dankeschön, mein Gott. Dankeschön, mein Jesus. Danke, danke. Grazie, grazie mio Dio, grazie mio Gesù. Grazie per ogni cosa che tu fai per noi, tuoi figlioli. Ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo per tutta l'eternità. Amen. Alleluia. Tomate, zucchine, peperoncino. Tomate, cucuzza lunga, lattughe, lattughe, tomate, fagiolino, lattughe, tomate, ciliegie, 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 tutti ciliegie. Gloria al Signore. Bruno settembrino.
noche. Questo è pruno settembrino, guardate che grosso, che grande, che caricato. Meraviglioso. Gloria a Dio, Re Gesù. Pomodori, patate, già sono in fiore i pomodori. Questi pomodori sono quelli ingannati che vanno in alto. Bruno settembrino. Melanzane. Melanzane. Peperoncino. Peperoni. Tomate. Patate, zucchina, zucchina, mele, patate, zucchina, pomodori, cavoli, sparagello, broccoli. Zucchina, aglio, cipolle, fragole, cipolle, zucchine, pomodori, albero di pesca, grandissimo, caricato, guardate quanto è grande. Questo è un albero di ciliegie grandissimo,
meraviglioso. Mi faccio delle mangiate che mi diverto. Questo è albero di pruno, quello giallo, dolce. Guardate che alto. Anche questo è albero di pruno dolce, giallo. Pere. Qui c'è la zucchina. La sto proteggendo del caldo che sta facendo in questi giorni. Tomate. Tomate, zucchina, quella lunga, zucchina, quella lunga. La proteggo dal troppo caldo che sta facendo. Questo è sparacello. Zucchina, lattughe. Patate, cipolle. Patate, carote e patate, carote. Pomodori, tomate. Pepe, peperoncino, pomodori, pruno settembrino, bello caricato, gloria a Dio. Dopodomani o domenica gli devo fare il lavaggio dappertutto, ogni settimana.
faccio il lavaggio in tutto il giardino. Ecco, questo è albero anche di pruno. Ecco. Pruno. Pruno. Questa è fico, quella nera. Albero di pruno. Albero di pruno. Albero di pruno, guardate che caricato. Guardate che è grande. Ciliegie. Mele, mele. Gioco dei bambini. Queste sono pere. Meravigliose pere. Sono tutti in maturazione. Guardate che grande e quante ce ne sono. Posso saziarmi solo con la frutta. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Pruno, albero di pruno, questo è albero di pesche, guardate che è caricato. L'uva. Ciliegie. Fragole. Questa me la mangio.
bellissima. Gloria a Dio. Ce n'è un'altra fragola, me la mangio. Questa me la mangio domani. Questi sono tutti semi di broccoli, cavoli, sprecello. Sta facendo il seme per l'anno prossimo. Pomodori. Pomodori li proteggo dal caldo, zucchina, cucuzza lunga, bene, ci riserebbe ancora, ma io non ho più tempo di mostrarvelo tutto, ma tutto va alla gloria di Dio. Gloria al Signore. Il Signore ci ha benedetti. Adesso voglio pregare per ringraziare il Signore per quello che ha fatto per noi. Padre Santo, Dio d'amore, nel nome di Cristo Gesù ti voglio ringraziare, ti voglio lodare, ti voglio benedire per tutto quello che tu hai fatto ancora oggi per tutti noi. Benedici tutta l'umanità, Padre, fai che ogni ammalato possa guarire, fai che ogni ammalato possa trovare la grazia, la forza di essere assistito da te, Padre. Grazie, Padre, ancora che puoi svegliare tutti quelli che sono in coma e dargli la possibilità di guarire e di essere ancora pieni di vitalità. Grazie, Padre, per questo che tu fai. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Cristo Gesù, il Santo, che tu hai benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore. Ora giro la camera. Cari nella grazia di Dio e di Gesù, oggi vi ho mostrato ciò che il Signore ha dato ai Suoi figlioli. Chi lo prega, Dio gli dà possibilità di
essere santificato, aiutato, sostenuto nella grazia sua e nella grazia del suo figlio Gesù Cristo. Questa è una grande gioia per me oggi dirvi: inginocchiatevi alla presenza del suo figliolo Gesù, perché potete usufruire di tutto quello che il Signore vi darà. Adesso mi sono seduto e voglio dare alcune informazioni globali, informazioni che potrebbero aiutarvi. Io ho un sito in internet che è nominato ed è famoso, si chiama www.gesulalucedelmondo.it. Digitando questo sito www.gesulalucedelmondo.it troverete tutto quel materiale che avrete bisogno per evolversi in Cristo Gesù, per guarire, per essere sanato. Non perché questo sito è mio, ma è guidato dallo Spirito di Dio e di Gesù. Io sono uno strumento nelle mani di Dio e di Gesù, tanto che mi ha nominato servo dell'Eterno. Questo nome meraviglioso, ne sono fiero di essere un servo dell'Eterno. In più, altre informazioni, entrando nel mio sito troverete nel primo link la foto di un GIF che si aprono moltissime foto della chiropratica Darmstadt Reinheim Darmstadt, fra cui la dirigo io personalmente. Questo link è e si tratta di chiropratica, digital pressione, rilassamento muscolare e mentale. Chi soffre anche di artrosi cervicale, ernia disco, lombare e di qualsiasi genere che è in difficoltà nel corpo può telefonarmi o scrivermi in WhatsApp, prendere un appuntamento, anche che in distanza, può venire e provvederò con l'aiuto del Signore di fargli alcune terapie che ha di bisogno. Vi dico che già dal primo inizio della terapia avviene un miglioramento globale, si avverte già un inizio di beneficio e proseguendo troverete la salute. Io ho messo alcuni video nella pagina per poter voi capire ciò che sto cercando di inserire nei vostri cervelli, nelle vostre menti e nel vostro essere. In più, un'altra informazione: tutto questo che vi sto dicendo è tutto gratuito,
ci richiede soltanto alla fine di ogni seduta, di ogni beneficio, un'offerta.